Buongiorno a tutti gli amici di Pagliarino TV, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento, il secondo di maggio, dedicato al personal trainer online. Come sempre vi ricordo che questa è una breve sintesi di allenamento che potete svolgere autonomamente a casa vostra, o all'interno o anche all'esterno, perché vi ricordo che in questo allenamento non c'è bisogno di utilizzare nessun particolare tipo di attrezzo. Il tutto avverrà a pochi. Allora, partiamo con un breve riscaldamento. Mobilità articolare. Da prima iniziamo con rotazioni in avanti delle braccia per 20 volte, allo stesso modo 20 volte rotazioni indietro. Cerchiamo di disegnare dei cerchi molto ampi. Partiamo successivamente con distensione delle braccia verso l'alto, inclinazione laterale, prima da un lato, poi dall'altro, per 20 volte. Terzo esercizio, rotazione del bacino per 20, orarie, manteniamo le gambe tese, spalle ferme, ruotiamo solo il bacino, disegnando dei cerchi, allo stesso modo antiorario per 20. Rotazione del tronco a gambe tese, ruotiamo leggermente i piedi in direzione della rotazione, da sotto la parte superiore ruotiamo le spalle, il busto, destra e sinistra, sempre per 20. Introduciamo degli allungamenti, 10 volte tocco le punte dei piedi, distendo le braccia verso l'alto, cerchiamo di mantenere le gambe tese, 10 volte incrociando i piedi, prima a destra davanti e poi a sinistra davanti, alternato. Terzo esercizio di allungamento, afferriamo una caviglia alla volta e allunghiamo il muscolo quadricipite. Teniamo qualche secondo di cambio, sempre per 10 volte. A questo punto siamo pronti per partire con il primo circuito della giornata. Alterneremo 4 esercizi, la modalità sarà 40 secondi di lavoro e 20 secondi di pausa, quindi mi raccomando tenetevi a disposizione un cronometro appunto per visualizzare il tempo. Allora, partiamo con 40 secondi di jumping jack, quindi jumping jack, apro e chiudo le gambe, allo stesso modo le braccia si comportano di conseguenza. Raggiunti i 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa, mi sistemo perché dovrò svolgere allo stesso modo degli squat, sempre per 40 secondi. Posizioniamo bene i piedi all'altezza delle spalle e lavoriamo. Mi raccomando, estendiamo bene il tronco, schiena dritta, spalle aperte, lavoriamo. 40 secondi di squat, 20 secondi di pausa. Terzo esercizio. Ci posizioniamo a terra, braccia tese, distendiamo le gambe, manteniamo la posizione e solleviamo un braccio alla volta, sempre per 40 secondi. Perfetto, 20 secondi di pausa, ultimo esercizio della sequenza, calciata dietro, 40 secondi. Secondi di pausa e ripetiamo la sequenza da capo per 4 volte. 30 secondi di pausa e ci rivediamo tra poco per il secondo circuito della giornata. Eccoci di nuovo qui, ben ritrovati, adesso vediamo nello specifico il secondo circuito della giornata. Utilizzeremo la stessa modalità del primo circuito, cambieremo un pochettino le tempistiche, lavoriamo per 45 secondi,
avremo meno pause in questo caso, perché saranno solamente 15 secondi di pausa. Allora, partiamo con primo esercizio, 45 secondi di appoggio indietro. Mani sui fianchi, un passo alla volta indietro. Cercate di lavorare con l'ampiezza del passo tale per cui riusciate a scendere verticalmente senza caricare eccessivamente sul ginocchio anteriore. Vi ricordo che appunto il ginocchio anteriore dovrà seguire la linea del piede, quindi non dovrà andare oltre. Schiena dritta, spalle aperte e lavoro. 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa, passiamo al secondo esercizio, è un plank sui gomiti statico, quindi dovete solo mantenere la posizione. Mi appoggio sui gomiti, distendo le gambe, mantengo l'addome contratto per 45 secondi. Leggera retroversione del bacino, addome sempre contratto. 45 secondi di lavoro, come detto, 15 secondi di pausa, terzo esercizio, sit up per 45 secondi. Braccia dietro, mi sollevo e vado a toccare le punte di piedi uguali. Una buona spinta, un buon slancio con le braccia, salgo, verticale e tocco. 15 secondi di pausa, passo all'ultimo esercizio della sequenza, walking push up, ovvero camminare sul pavimento con le braccia, ci troveremo in posizione orizzontale ed effettueremo un push up, quindi un piegamento terra. Quindi piano piano cammino, mi ritrovo in posizione orizzontale, scendo per risalire distendendo le braccia, ritorno a riposo, sempre camminando, gambe tese e si riparte. Piegamento, distendo le braccia, ritorno allo stesso modo, gambe tese e si riparte. 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa e ripetiamo la sequenza, anche in questo caso, per 4 volte. 30 secondi e ci ritroviamo per l'ultimo circuito della giornata. Di nuovo qui, adesso vediamo l'ultimo circuito dell'allenamento di oggi, alterneremo due esercizi interamente dedicati per gli addominali. Primo lavoro saranno delle torsioni a terra, il twist, ok, spalle da un lato, gambe dall'altro e viceversa, cambio, da eseguire per 30 volte, 30 ripetizioni. Ruotare bene tutti in direzione opposta alle gambe rispetto alla rotazione delle spalle. Secondo esercizio, il WAP, per 12 volte. Quindi sollevo la parte alta, gambe verso l'alto, mi incontro nella verticale. Come detto, per 12 volte. La pausa tra un esercizio e l'altro, e tra un giro e l'altro, in questo caso dovremmo ripeterlo per 4 volte, è a piacere, quindi una volta che vi siete riposati l'esercizio appena svolto, potete procedere con il secondo esercizio. Bene, noi siamo arrivati a conclusione di questo allenamento. Io vi ricordo che per qualsiasi dubbio o chiarimento avete la possibilità di scrivere alla mail che trovate in sovraimpressione. Noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento, settimana prossima. Buon allenamento! Ciao a tutti!